Ciao ragazzi, eccomi qua, un saluto da Carmidiolo. Allora, altro boss segreto di Kingdom Hearts, stavolta faremo Xemas in Kingdom Hearts 1 e vi avverto che questo boss, a differenza di Sephiroth, è molto molto più complicato. Molto molto più complicato. Qui useremo purtroppo Paperino e Pippo. Questo qua, eccolo. Xemas sarebbe, diciamo, il boss che affronteremo in Kingdom Hearts 2. Lì è un po' più scarso, cioè, non è, cioè è forte, ma qui è molto più forte da in Kingdom Hearts 1. Insomma, come ben sapete, i primi giochi sono sempre più difficili dei secondi. Chi sei? Molto molto più complicato. Sembra proprio che tu sia speciale. Ansem? Ma non è Ansem, è Xemas. Non c'è sentito quel nome. Ma no, perché lui sarebbe la sua parte. Non sbaglio. What's that supposed to mean? Si riferisce a Roxas. Veramente difficile, ragazzi. Davvero, davvero, davvero difficile. Che tu sia solo una parte. Non sei completo. Permettimi. È un po' come Terra in Kinelsi, che parla senza rimetterti alla prova, che parla, ma non lo sentiamo la sua voce, ci sono soltanto i sottotitoli che dice, che dicono quello che dice Terra. Ecco, molto difficile tra l'altro, ragazzi, già l'ho detto mille volte. Antimaga. Allora, l'antimaga è importante perché così lo blocchiamo e lo possiamo colpire tranquillamente. Jaskan, attenzione. Siamo molto molto attenti perché, cioè, però quando ha la vita un po' più bassa diventa più zoccolone, come succede in tutti i boss, non solo di Kingdom Hearts, anche di altri giochi. Infatti la Square Enix, anche Final Fantasy ha dei boss segreti che non vi sto a dire perché non ci. Sonico. Merda. Ok. Perfetto. Qui allora, per far modo che non sia molto più difficile, vi consiglio di allenare Sora fino a livello 100. Che qui se lo fate in qualsiasi modalità, tipo livello 60-50, le bestemmie sono molto assicurate. C'è poi c'è gente in America che riesce a battere questo stronzone a livello 1. Io non capisco neanche com'è possibile una cosa del genere, veramente. Oh cazzo. Ragazzi, questo è di. Molto difficile scappare. Ultima calma. Barabim barabum barabam barabam. Ah, cazzo. È molto più reattivo rispetto a Sephiroth, quindi stare molto molto attenti. Sonico, tanto siamo fissati con questo Sonico, però col Sonico abbiamo avuto tanta di quella vita a Sephiroth che poi abbiamo anche battuto. Una zoccolona. Non ho più l'elisir, non ho più l'elisir, ma tanto riprendo l'elisir. Ok, perfetto, perfetto. Antimaga. No, non lo farò adesso, ora. Diventa un po' più vulnerabile, non proprio tanto, vabbè. Una zoccola. Mamma mia, quanto sono forte. No, che cazzo ho fatto? Ma perché? Ho usato il. Cazzo se. Oh, no, 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 Dio. Siamo fottuti, ragazzi, siamo fottuti, siamo fottuti. Siamo fottuti, ragazzi, siamo fottuti. Gran pozione. Smettila, perfetto.
Dai, dai, ragazzi, dai, che mi sto per commuovermi, sto per commuovermi, sto per commuovermi. Ecco, qui inizia a imitare Star Wars, The Clone Wars. No! Perfetto! Merda, che culo che ho! Cosa assurdo! Ultimo Arcanum! No! Sora, grazie Paperino che mi cura! Paperino veramente deve entrare nello staff medico del Napoli, veramente! No, deve entrarci assolutamente! Senza neanche un cazzo di perché! Ultimo Arcanum! Ultimo Arcanum, ragazzi! Dai, ragazzi, non ci credo! Elisir! Ragazzi, basta l'elisir e poi possiamo dire a questo qui che c'ha la nonna zoccola, veramente. No, ragazzi, sto per piangere, sto per piangere, sto per piangere. Sto per... No, 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 no. No, oddio, oddio, oddio. Dai, 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 dai. Blur, devi stare muto, Blur. Blur, devi stare zitto, devi stare, devi stare zitto, devi stare. Non ci credo. A me che forse lui era 70, però oddio, ce la faceva contro Sephiroth. Impressionante. Non ci posso credere, ragazzi. Ci sarà da divertirsi. No, ragazzi. Veramente qualcosa di commovente. Assurdo, assurdo, ragazzi, assurdo, assurdo. Mamma mia, sono emozionato. Manco se avessimo vinto il terzo scudetto, ragazzi. Manco se il Napoli avesse vinto il terzo scudetto. Wow, io non ci credo. Ma ci rincontreremo in Kingdom Hearts 2, ovviamente. Tu chi? Io sono tua madre? Tuo padre, vabbè, mamma mia, ragazzi, non ci... un guscio vuoto. Vabbè, collana esperienza, vabbè, quanto piace l'ho. Diario di Ansem 13. Beh, dovrebbe sbloccarmi anche il trofeo, così infatti, colui che non esiste. Allora, ecco, allora, ho già sconfitto Gurtkisa. Gurtkisa praticamente sarebbe il boss segreto che troviamo in Aladdin. In Aladdin io comunque sono arrivato al livello, io comunque dovevo arrivare a livello 100 per avere, non avere difficoltà. L'ho battuto a livello 89, ragazzi, al a Gurtkisa. Invece Sephiroth, che adesso non trovo il trofeo, dovrebbe esserci la sua immagine, ecco, l'abbiamo sconfitto nell'ultimo video, se ricordate molto bene. Invece manca soltanto un ultimo boss segreto, che è quello di Peter Pan, che secondo il Mustang interista è il più facile. Però non credo che sia più facile, perché tu devi fermare il tempo là che c'è nell'orologio di Peter Pan, che si vede anche nel film Disney, e è anche molto di complicato, ragazzi. Veramente, veramente molto complicato. Ora non lo faremo perché, appunto, ecco, rimane sempre il coso là. Ah no, aspettate, siamo ancora rimasti bloccati dentro. Che cazzo stiamo facendo? Infatti, ma qui vediamo tutte le principesse di sì, abbiamo dominato Aladdin. Ecco qui, Jasmine, che fa parte ovviamente, vabbè, inutile che sto dirlo io, di Aladdin. Poi abbiamo Biancaneve e Alice nel Paese delle Meraviglie. Poi qui abbiamo Aurora della Bella Addormentata. E abbiamo poi Cenerentola. Ma vuoi dire, qualcuno forse dirà, ma perché le principesse Disney stanno qua? Allora, molto semplicemente, c'è anche Belle. Praticamente a Kairi, cioè no a Kairi, a
Ansem, che sarebbe l'Ansem che però si è spacciato per quello falso. Infatti l'Ansem che affrontiamo qua, non questo qua Xemas, Ansem, proprio il nemico del gioco, l'antagonista del gioco. Gli servono 7 principesse per aprire il cuore di Kingdom Hearts. E tra queste 7 c'è anche Kairi, che non è una principessa, ma viene considerata una principessa. E tra l'altro è amica di Sora, cioè di cui Sora si è innamorato segretamente, e anche amica di Riku. E vabbè, c'è anche Belle, che tra l'altro è la principessa, insieme a Kairi, forse una delle più principali, perché a parte proviene da Belle alla Bestia. Vabbè, inutile che lo so spiegare io. E niente ragazzi, il video può finire qua. No, perché ho sovrascritto? Vabbè, peccato. No, perché volevo fare, quando volevo fare una videochiamata con Mustang Interista. Vabbè, non so spiegare. Vedrò se riesco a fare anche il boss segreto di Aladdin, di Peter Pan. Volevo fare quello di Aladdin, che è un po' più facile, anche se un po' più rompipalle, però a livello 100 lo massacrate a quel boss, Kurtkisa. Ma non ce l'ho fatta, purtroppo. Vabbè, ce l'ho fatto, l'ho battuto a livello 80, non ho fatto il video, peccato. Vabbè, farò il video dei boss segreti di Kingdom Hearts 2, ovviamente, e tutti quelli dell'organizzazione che ho battuto, non quelli che non ho battuto, perché è una rottura di cazzi, che poi farò vedere in un altro video. Non mi chiedete di Kingdom Hearts 3, perché allora Darkseid, ci sarebbe Darkseid, che potrebbe pure portare un Darkseid, visto che... Anzi no, Dark Inferno, che è facile, livello 99, l'ho massacrato di sicuro, e poi lo farò vedere. E non mi chiedete Kingdom Hearts 3 Remind, perché non ce l'ho e non lo voglio neanche prendere, almeno che... Vabbè, finché la Juventus non avrà vinto la Champions League, oppure l'Inghilterra non avrà vinto un europeo o un mondiale. E l'altra cosa che vorrei anche dirvi, che adesso mi sfugge, sempre di Kingdom Hearts, ma non mi viene il colter, un'altra cosa... Ah, di Kingdom Hearts 3 Remind, non me lo chiedete proprio, perché è molto più difficile, soprattutto Remind, in modalità critica farà molto più sclerare. Infatti ha detto pure il creatore di Kingdom Hearts, Lumura, che è il boss più difficile, Yozora, andate a vedere... Ma Yozora, non mi chiedete di portare Kingdom Hearts Remind, non lo porterò come per fare i boss segreti. Non me lo dite, ragazzi. Non me lo dite neanche nei commenti, perché altrimenti cancello il commento. Non è vero, sto scherzando, ve lo metto ovviamente il cuoricino al commento. E l'altra cosa che devo dire poi. Ah, sì, di Kingdom Hearts 2. Sì, sono un po' più difficili i boss segreti, ma forse un po' più facili. Ma in modalità critica è molto peggio. Infatti. Faccio sempre standard e proprio il critico, ragazzi, davvero qualcosa di assurdo, veramente non vi sto neanche a dire, non vi dico neanche altro, basta. Vabbè, va bene, il video può finire qua con Sora, Paperino e Pippo, ecco qua, che non guardano, guardate la telecamera, guardano me, che cazzo volete fare? Vabbè. Vabbè, il video può finire qua con Sora, Paperino e Pippo è tutto, e ci vediamo al prossimo video di Kingdom Hearts boss segreto, o di Kingdom Hearts 2, oppure di Kingdom Hearts 3 di Dark Inferno. Vedremo cosa deciderò di portare nel prossimo gameplay su Kingdom Hearts. Ciao ragazzi, e vi ricordo che se siete nuovi al canale, iscrivetevi, lasciate like per sostenere il mio canale. Ciao.